Ultimo allenamento per la Profavara in vista della pausa natalizia alla fine della prima tranche del campionato di eccellenza Girone A. Terminate le prime 15 partite, la Profavara si trova al quarto posto in classifica, a 5 punti dalla capolista l'Akragas, a 4 dall'Enna che sta al secondo posto e a 1 punto dal Misilmeri al terzo. Un viaggio, dobbiamo dire, ottimo della squadra favarese, a guida Catalano, che praticamente dalla quinta giornata in poi ha fatto un bel po' di punti. Adesso la pausa natalizia per rinfrancarsi nello spirito, anche per viverla all'interno delle famiglie, e poi la ripresa del campionato. In società non si nascondono gli obiettivi, che sono proprio quelli di vertice, ed è questo che sarà sicuramente il secondo percorso del campionato. Ma sentiamo direttamente dai protagonisti quello che è stato questo primo scorcio e soprattutto come si prepara la società per il prosieguo. Che fino adesso abbiamo disputato un ottimo campionato. Io parlo da quando sono arrivato a Favara. Se dovessi guardare e leggere i numeri, in questo momento, dalla quinta giornata in poi, 26 punti ha fatto l'Enna, 25 punti ha fatto il Favara e 25 punti ha fatto l'Akragas. Quindi credo che possiamo essere abbastanza soddisfatti. Dispiace sicuramente come è andata l'ultima partita, perché credo che non meritavamo di subire 3 gol, però il calcio è anche questo, siamo consapevoli della prestazione che abbiamo fatto. Adesso è un periodo in cui stacchiamo un attimo, però è un periodo in cui dobbiamo lavorare perché dobbiamo preparare al meglio il girone di ritorno. E a proposito di girone di ritorno, si è sempre detto che è un altro campionato. È così una frase fatta o è vero? No, no, credo che sia una frase vera perché ci sarà lotta al vertice, ci sarà lotta per le squadre che devono retrocedere, e andare a fare punti fuori casa non è mai semplice. Sì, abbiamo fatto un ottimo risultato, diciamo, nel girone di andata, con la speranza che con l'anno nuovo le cose miglioreranno. Abbiamo fatto un ottimo, anche ad Enna abbiamo fatto un'ottima partita, ma purtroppo noi abbiamo fatto la partita e loro purtroppo segnano. Comunque, dico, non è, noi siccome siamo una grande squadra, quindi andiamo avanti con la speranza di girone di ritorno di fare un bel risultato. Si dice sempre appunto che il girone di ritorno è come se fosse un nuovo campionato. Eh sì, certo, anche perché ci sono anche le altre squadre che si possono rimborsare, come noi abbiamo fatto già qualche acquisto, quindi è un'altra storia. La Speriamo. città vi segue, la società è salda, il gruppo giocatori ben compatto. Sembra che ci siano tutti i presupposti per far bene. Sì, ci sono tutte le condizioni. La società è sana, è sanissima e li continuo sempre a ringraziare. I tifosi ringraziano a Dio, ci seguono e quindi è una cosa positiva. E poi il gruppo, si è costruito un gruppo meraviglioso, quindi andiamo avanti che siamo sulla buona strada. Un club, una società, un gruppo giocatori che giorno dopo giorno si è dimostrato sempre più coeso e unito. Ah sì, siamo un gran gruppo, tra l'altro c'è gente giovane che ha voglia di arrivare e quindi ci aiutiamo uno con l'altro. Come gruppo posso dire che siamo un gruppo coeso. Gli ultimi innesti, anche loro, insomma, hanno subito dato il contributo alla società. Sì, io conosco Vito Lupo che già avevamo giocato assieme, so che è uno di carisma e che ci può dare una grossa mano. Anche Mattia che è arrivato la settimana dopo è uno che si è messo subito a disposizione della squadra e penso che ci prenderemo delle soddisfazioni importanti. La pausa natalizia, si sta in famiglia. Con l'anno prossimo, insomma, bisogna riprendere e forse correre e galoppare più forte. Vabbè, il girone d'andata è finito, quindi il girone di ritorno si dice sempre inizio un altro campionato. Facciamo modo di farci trovare pronti e giocarci 15, sono 15 finali per noi. E poi a fine stagione tireremo le somme.
Arrivare il più in alto possibile? Eh sì, il nostro obiettivo è non guardare la classifica, pensare partita dopo partita, perché poi a fine campionato vedere i nostri risultati. Per me io sono contento, ripeto, già detto questo, la squadra mi piace, continua a piacermi, si è rinforzata e ora vedremo, ora comincia il campionato di nuovo, perché nel giorno di ritorno è tutta un'altra cosa. Si dice sempre così, come se fosse un nuovo campionato, ma quello che è successo prima non esiste? No, perché in questo momento i giochi sono fatti, quindi ad oggi c'è l'Agras che vince il campionato, ai playoff andiamo pure noi, arrivati quarti, e quindi tutto da rifare in buona sostanza, perché alla fine conta poi il risultato finale. E le squadre che ci precedono sono squadre importanti che hanno costruito squadra per vincere senza esitare a dirlo e senza esitazione da parte loro possono vincere praticamente il campionato perché sono molto forti. Però onestamente visto le partite che abbiamo incontrato tutte, sono convinto che da qui a fine campionato ci potrebbe essere anche qualche sorpresa. Mister Catalano deve cambiare qualcosa nel suo schema tattico, nella sua forma di impostare la partita, va bene così? No, mister Catalano sa quello che deve fare, non glielo devo dire sicuramente io, e soprattutto ha una rosa di giocatori, se andiamo a considerare che domenica a Enna in panchina avevamo Graziano, Calagna, Cadernicchia, Bertella e Reducci, che non è poco, e gli altri 11 in campo e tutti gli altri ragazzini che finora hanno fatto bene, quindi questa squadra è molto completa, lui ha tanti giocatori a disposizione, quelli che lui ha chiesto noi li abbiamo dato, e quindi mister Catalano sa quello che deve fare, e in ogni caso è un progetto che è iniziato già l'anno scorso, e se da qui a 3 o 4 anni, come fanno tutte le città che programmano per fare qualcosa di importante, noi siamo in linea. E a proposito di proseguo, la ripresa sarà sulla stessa onda, la stessa preparazione, lo stesso schema tattico, oppure hai in mente qualcosa, naturalmente non svelandoci i tuoi segreti? No, noi stiamo lavorando in questi giorni, mattina e pomeriggio, proviamo diverse soluzioni perché poi le partite ti diranno qual è la soluzione migliore, dobbiamo essere bravi a avere più soluzioni nel nostro arco, lo stiamo facendo. Il girone di ritorno sarà un girone sicuramente, come detto prima, difficile, importante anche perché poi non c'è più tempo di recuperare. Ogni partita dovrà essere e sarà una finale per noi se dobbiamo continuare a sognare per arrivare più in alto possibile. E per chiudere, il sogno è quello di alzare la mano di vincitore? Ma sognare non costa nulla, no? Noi ci proviamo e ci proveremo fino alla fine, poi quando la matematica dirà che siamo fuori, questo lo vedremo. Io a tal proposito invece tolgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi del Favara Calcio perché ci sono stati sempre vicini, anche domenica a Enna, alla città di Favara, alla società, tutto il resto, quindi ringrazio per tutto quello che hanno fatto fino a questo momento. Grazie. Feliz Navidad. Auguri. Buon Natale. Buone feste. Auguri e buon Natale e un sereno anno nuovo come noi lo desideriamo. Forza Favara! Auguri!